Luca Molinari e Damiano Scorsino. Ciao, benvenuti. Buonanotte a tutti. Parleremo di arti marziali, appunto, insieme a loro, che fanno parte anche di un SD che si chiama Bushidojo. E troverò molta difficoltà a dire tutti questi termini, ma la prima cosa che vorrei sapere è proprio questa SD, come è nata? La SD è nata nel 2011 per creare e dare la possibilità ai ragazzi di arti marziali e nonché alla formazione di insegnanti di queste discipline riconosciuti da enti di promozione sportiva. Quindi far capire anche l'importanza delle arti marziali o farle proprio conoscere a partire dalla storia. Sì, dalle tradizioni fino a quando poi siamo arrivati a fare la competizione agonistica su tutti e tre i fronti di Jiu Jitsu, MMA e Jeet Kune Do. Ecco, voi, Damiano e Luca, siete specializzati proprio in questi tre tipi di arte marziale, in particolare due? Noi siamo specializzati nel Jiu Jitsu agonistico e nell'MMA, mentre un altro nostro collaboratore è specializzato nel Jeet Kune Do. Okay. Per quanto riguarda il Jiu-Jitsu, a livello agonistico, noi abbiamo campioni italiani, europei, mondiali e World Combat Games, che sono le Olimpiadi di quegli sport, ma sono le Olimpiadi. Stessa cosa per le MMA, con l'unica differenza che nel momento in cui tu vinci un mondiale nell'MMA, in questo caso targato FIGMA, che è la federazione italiana dell'MMA, puoi andare a combattere per la UFC, che è attualmente la federazione più grande a livello di combattimenti. Quindi come SD vi occupate di queste tre discipline o ci sono anche altri tipi di arti marziali? Abbiamo anche il Jeet Kune Do, che praticamente è l'arte marziale inventata da Bruce Lee, derivata dal Wing Chun, basata molto sulla difesa personale, sul Kali e Sri Ma. Esatto, su bastone e coltello. E, abbiamo tecnici qualificati che svolgono difesa personale anche per i VIP. Però di questo se ne occupa proprio tutta un'altra persona, quindi è una delle nostre specialità, ma non ce ne occupiamo noi personalmente. Quali VIP? Tanti. Questo molto importanti. scherzo, che poi vedi, adesso invece di farti il bodyguard, nel senso portarti appresso il bodyguard, ti attrezzi, esatto. fai difesa personale, e ci può stare, insomma, anche perché soprattutto per le donne si sa che molte purtroppo vengono seguite, stalkerizzate e quant'altro, esatto. Meglio avere una base, insomma, sapere come difendersi anche. Sì. Invece, tornando a voi, innanzitutto vorrei dire che state facendo cose importanti, avete fatto cose importanti e presto porterete questi due tipi di arti marziali, ossia il Jiu-Jitsu e l'MMA, anche in Australia addirittura. Già siamo in Australia. Già sei in Australia. Sì, da 4 anni e già insegno in Australia da un po', e abbiamo fondato già con il Jiu-Jitsu e l'MMA un bel gruppetto. Quindi praticamente ma c'era già tutto questo oppure tu lo stai portando in Australia? Le arti marziali già c'erano da tempo, però noi stiamo portando il Bushidojo oltre oceano. Quindi è proprio un progetto più ampio. Sì, assolutamente. Progetto a lungo termine. Intercontinentalità. L'inglese, l'italiano, sì, poi diventa difficile capire dove sono, in che lingua devo parlare. Invece porterete, già c'è in Australia, già sì. Siete in Australia, ma presto andrete anche in Canada. Sì, ci sposteremo anche in Canada. E porterete lo stesso progetto in Canada. Lo stesso progetto, esatto, sempre col Bushidojo, sempre parlando del Jiu-Jitsu e dell'MMA. Quindi un bel progetto, soprattutto quando poi i giovani riescono a crescere in quello che gli piace fare, portarlo anche fuori all'estero e fare esperienze, perché sono sicuramente cose che riempiono sotto ogni punto di vista, poi ci fa sempre piacere saperlo. E un'altra cosa, che tipi di competizioni fate con le arti marziali, oppure che ne avete già fatto, che avete già fatto? Allora, noi siamo campioni italiani di Jiu-Jitsu e combattiamo attualmente anche a livello internazionale. E abbiamo nostri atleti che vantano diversi titoli e continuiamo ad allenarci per comunque arrivare comunque sempre più in alto, perché comunque, come ho detto prima, ci sono anche gli europei e i mondiali da andare a fare, quindi c'è sempre da allenarsi comunque. Ecco, quanto vi allenate mediamente? Allora, prima delle gare oppure normalmente quanto si allena chi fa questo tipo di noi ci alleniamo dal lunedì al venerdì per circa 2 ore.
e l'allenamento è molto difficile, si parte da un riscaldamento generale per poi passare a un riscaldamento specifico con carichi di lavoro bassi, medi e ampi per tempi bassi, medi e ampi, quindi c'è un lavoro a bassa e media intensità per arrivare poi al ridosso della gara dove si aumenta o si diminuisce a seconda delle situazioni. Ma anche di peso? Assolutamente. Il peso è un bel problema, sì, perché comunque devi sempre stare al tuo peso, quindi, fai 77 kg, a 77 kg devi rimanere per combattere. Ci alleniamo 85 per scendere poi 10 giorni prima della gara. Come fai? Non abbiamo un nutrizionista. Sì, ma mi dai il numero per favore. Vabbè. Cioè 10 giorni di 10 kg? Sì, sì. Però se fai un lavoro aerobico e anaerobico. No, mangiare mangi, c'è un certo tipo di alimentazione con un certo tipo di allenamento che bisogna seguire. Ho capito che devo fare nella vita. Va bene, farò delle gare di arti marziali. In questo caso MMA o Jiu Jitsu. Va bene, partirò così, una cosa veloce, cioè subito si può fare alto livello, andiamo subito in gara. No, si parte ovviamente dai principianti, dalle gare quelle provinciali, diciamo. Mi stai dando della provinciale? Oh no, assolutamente. Scusami, ti ho interrotto, stavi dicendo una cosa. No, no, tranquilla. Certo, ovviamente è fatto a fasce di cintura, quindi si parte dalla bianca alla verde, la prima competizione, dalla blu alla nera, quando si arriva a livelli un po' più alti. Quindi se stavate pensando di cominciare e arrivare subito chissà dove, ci sono degli step ovviamente da seguire e da superare, però intanto non è mai troppo tardi per cominciare. Alcune prospettive future che avete, soprattutto come SD, state facendo una formazione importante con i giovani, con i ragazzi? Sì, stiamo facendo una formazione a livello dei ragazzi più esperti per arrivare a una formazione di insegnamento e di ampliamento con la SD per portarla nella zona e oltre la zona di Pomezia e Pavona. Pomezia e Pavona, perché noi siamo qui di Pomezia e Pavona. Sì, quando siete qua in Italia, rappresentanza, cioè l'SD si trova a Pomezia. Altrimenti, se siete in Australia e siete di passaggio adesso qui, ascoltate By Night Roma, sono anche lì. Poi lasceremo tutti i contatti. Invece, un messaggio prima di lasciare i contatti che volete lasciare a coloro che vorrebbero iniziare, ma sono sempre stati un po' timorosi, non so perché, hanno dei dubbi in merito a questo tipo di arte marziale? Beh, diciamo che molti pensano che praticare arti marziali sia uno sport violento, uno sport dove l'unica cosa che si fa è fare a botte praticamente. In verità non è così, perché c'è tutta una mentalità sotto, c'è tutto un tipo di preparazione, oltre che fisica, anche psicologica, per arrivare poi a essere padroni del corpo, padroni di se stessi e avere un certo tipo di mentalità anche fuori dalla palestra. Quindi se volete cominciare questo tipo di formazione oppure appassionarvi a questo tipo di arti marziali, non è mai troppo tardi, come ho detto prima. Intanto potete informarvi andando sulla pagina Facebook, ci sono due pagine Facebook, Bushi Dojo Pomezia e l'altra è Luca Molinari. Esatto. Poi ce n'è un'altra? No, basta. Dove si trova la SD, dove possono andare per iscriversi o chiedere informazioni? A Pomezia, a via Varrone 48. E lì ci sarà la palestra sì, è la Phoenix Gym, che però dentro ci saremo noi come Bushi Dojo. Ho capito. Poi qualche altro contatto che vogliamo lasciare? La nostra mail ci abbiamo, il numero di Luca, che è lui il referente italiano del Jiu Jitsu e dell'MMA. Allora 349-1168-566 è il numero di Luca, chiamatelo. Esatto. Per scopi solamente inerenti all'arte marziale. altrimenti la mail è luca.molinari1988@gmail.com. Esatto. Era giusta la mail? Esatto. Va bene, io ringrazio Luca Molinari e Damiano Scorsino. Grazie per essere stati qui con noi. Buon viaggio, visto che tra poco ripartirete alla grande. Beati voi, vengo con voi. Si può chiudere quando scatola? Vuoi. Va bene, andiamo via. Bene, entriamo, continua.